Ciao ragazzi, nuovo video Tutto Tech. Oggi andiamo ad affrontare un argomento che non abbiamo mai affrontato: i trucchi per l'iPhone. E oggi vi presenteremo 5 trucchi per iPhone che magari qualcuno conosce, però magari tanti non conoscono. E pensavamo che fosse una nuova, passatemi il termine, rubrica da poter inserire per darvi qualche spunto per utilizzare al meglio la tecnologia che ci viene messa a disposizione. Se ne avete altri, magari oltre a questi che vi faremo vedere adesso, perché no? Scriveteceli qui sotto nei commenti e magari creeremo altri video ad hoc per condividerlo anche con altri utenti che magari non li sanno. Perché no? Quindi ragazzi, non perdiamo tempo e andiamo a vedere. Partiamo subito col primo trucco. Quante volte vi capita di attivare la torcia in questo modo? Non ve ne siete neanche accorti? Vi basterà semplicemente fare un piccolo scroll verso sinistra e la torcia si spegne. Il secondo trucco riguarda le foto. Abbiamo la possibilità di togliere dallo sfondo il soggetto. Tenete premuto sulla foto. A questo punto possiamo fare copia, tenendo premuto magari in WhatsApp, fare incolla e verrà inviato solamente il soggetto. Ma se invece volessimo scansionare ad esempio un documento, un testo, qualsiasi cosa, di solito parecchia gente si mette a scansionare con l'applicazione della fotocamera, ma c'è un sistema per rendere il tutto ancora migliore. Aprite Note, cliccate sul tasto della fotocamera e poi facciamo scansione documento. Una volta inquadrato vi verrà fuori questa griglia gialla, in automatico fa lo scatto e tac, avete la vostra scansione. Può capitare invece che state ascoltando della musica e vogliate registrare il suono. Quindi andate nella fotocamera, nel momento in cui attivate il video e lo fate partire, questo bloccherà la musica. Se volete ovviare a questo inconveniente, diciamo, vi basterà invece selezionare foto, tenere premuto il tasto e spostarvi verso destra e partirà, come vedete, la registrazione senza eliminare l'audio. Utilizzando l'app del meteo, quella proprio dell'iPhone, vi basterà selezionarla, i tre pallini in alto e a questo punto fare notifiche. Le attivate e questo vi darà la possibilità di essere avvertiti ogni qualvolta ci sarà un'emergenza di caso di pioggia, neve, allerta meteo rilevanti. Vi arriverà il pop-up direttamente dall'app. Questi erano 5 trucchetti che si possono utilizzare per chi ha un iPhone. Allora, abbiamo riscontrato che sugli iPhone un po' più datati alcune funzioni non hanno applicazione, però su quelli più recenti si può fare. Aggiornate sempre il vostro iPhone all'ultima versione di iOS e a questo punto dovreste avere un po' più di possibilità di fare queste funzioni, di utilizzarle. Come già detto prima, per noi è importante, fateci sapere se avete ulteriori trucchetti, consigli, scorciatoie, cose strane insomma da poter fare con l'iPhone, che magari appunto non abbiamo citato in solo in questi 5 trucchi, e magari ci faremo appunto un video a riguardo, così da poter informare un po' tutta la platea che ci segue. E fateci sapere anche se avete provato questi trucchetti e se sono riusciti. Bene ragazzi, io direi che il video si conclude qui e ci vediamo al prossimo. Ciao!